Sono davvero felice, lo dico da giurista, da persona, da sindaco. Quella è stata una grande battaglia che ha visto il Comune di Napoli in prima linea, vicino a due donne coraggiose, Marta e Daniela, che a Barcellona hanno voluto questo figlio, Ruben. Poi sono volute tornare in Italia, una è sarda e l'altra napoletana, e non riuscivano a tornare perché nessuno voleva dare in Italia la carta d'identità a Ruben e trascrivere la sua nascita nei registri dello Stato civile. Noi lo abbiamo fatto con un atto coraggioso che ha portato la mia firma e la condivisione di tutto il comune. Il prefetto ritenne di impugnare, noi ci opponemmo, quindi mi ordinò attraverso un commissario di annullare la trascrizione perché violava la legge e l'ordine pubblico. Oggi un tribunale della Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, tribunale di Napoli, tra l'altro, e anche questo è un fatto bello, ha detto che non solo non avevamo violato la legge e l'ordine pubblico, ma era un atto necessario giuridicamente che andava incontro anche a una sensibilità etica, umana e a un atto d'amore. Quindi ha ordinato all'ufficiale di Stato civile fare quello che noi avevamo detto di fare e che il prefetto ci aveva ordinato di cancellare. Quindi si ripristina il diritto, la giustizia, ma soprattutto l'umanità che vede Napoli in prima fila, al di là di come uno la voglia pensare sul bambino che nasce da una coppia di persone dello stesso sesso.